inaugura a Bologna la 49esima edizione della Fiera del Libro per Ragazzi, manifestazione dedicata ai professionisti e all'editoria del settore. Molte le iniziative ad essa legate, per coinvolgere anche il pubblico dei non addetti ai lavori, soprattutto le famiglie e le scuole. In Piazza Nettuno, nel cuore della città, ha inaugurato una grande libreria internazionale nata dalla partnership tra Bologna Fiere e Librerie Feltrinelli. Lo spazio, che raccoglie oltre 2500 titoli da tutto il mondo, ospita anche un ricco calendario di incontri e laboratori per bambini e ragazzi di tutte le età. Presso la Sala d'Ercole, nell'attiguo Palazzo d'Accursio, si è svolta l'inaugurazione della Mostra degli Illustratori, una prestigiosa vetrina dei lavori di 72 artisti selezionati da una giuria internazionale, in grado di offrire una panoramica globale delle tendenze più innovative nell'ambito dell'illustrazione per ragazzi. La Fiera del Libro per Ragazzi, in questa edizione del 2012, dimostra quindi la sua vocazione ad uscire da un ambito strettamente fieristico, per diventare sempre più una manifestazione della città e per la città, come hanno tenuto a sottolineare il presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, e il project manager della Fiera del Libro, Roberta Chinni. Questa volta riapriamo la bellissima libreria qua in piazza, che è un bel regalo, credo, per la città, per tutti i suoi bambini e per le sue famiglie. Dedicheremo questa edizione di Fiera del Libro per Ragazzi a un grandissimo autore come Charles Dickens, che 200 anni fa visitò questa bellissima Bologna e già allora vide che era una grandissima città di cultura, e quindi è il modo migliore per vivere ancora questo evento così importante, con tantissimi editori internazionali, e che fa di Bologna quello che merita, una grande città del mondo. Proprio la produzione di contenuti, in particolare questo che è uno dei più prestigiosi per quanto ci riguarda, siamo molto lieti di poterlo offrire anche al pubblico dei bambini e delle famiglie della città di Bologna. Quindi quest'anno c'è la libreria, la mostra degli illustratori, le numerose mostre di illustrazione che facciamo comunque in città e incontri con gli autori sparsi nelle biblioteche, quindi è molto importante riuscire anche a portare al di fuori dei confini del quartiere fieristico quello che è la ricchezza, diciamo, della fiera.